Ben ritrovati carissimi amici di GRP, ci troviamo al nostro consueto appuntamento con i consigli del dottor Luigi Torchio, che saluto. Buongiorno a tutti. E buongiorno a lei. Ricordiamo, anche se lo sapete già molto bene, medico chirurgo specializzato in medicina dello sport, omeopata e studioso di medicine naturali. Dunque, dottor Torchio, abbiamo già parlato della prostata nelle puntate precedenti. Oggi vorrei concentrarmi più su un problema che è sia maschile ma soprattutto femminile, cioè la cistite. Innanzitutto, perché è più presente si presenta più nella donna che nell'uomo? Innanzitutto anatomicamente la donna ha un'uretra molto più corta e quindi più esposta al passaggio, diciamo, dei batteri dall'esterno che possono entrare nella vescica, colonizzarla e riprodursi. Sicuramente c'è una maggiore predisposizione anche per l'assetto ormonale tipico della donna, ma anche per poi fattori fisici legati per esempio a un leve abbassamento del pavimento della vescica dovuto magari ai parti, a tutte problematiche tipicamente femminili che possono un po' indebolire la resistenza della vescica. Ma al di là di tutte queste cause, recentemente le ultime scoperte ci hanno portati a pensare che la flora batterica dell'intestino, alterata dalla presenza di batteri che si creano per l'utilizzo di cibi non adeguati, per lo stile di vita Certo. non adeguato e quindi con la creazione di questi, chiamiamoli, dismicrobismi, quindi la flora batterica alterata dell'intestino è tale da avere ripercussioni proprio non sulla vescica ma anche sull'apparato genitale, quindi dare origine a cistiti che tendono a essere croniche e anche direi candidosi e via dicendo. Quindi si è dimostrato anche che i batteri passano non solo dall'esterno, ma passano anche per via linfatica, direttamente dall'intestino alla vescica. Allora, in questo caso, se noi non curiamo l'intestino, abbiamo proprio questi casi di cronicità dove, una volta presi gli antibiotici, aver fatto l'antibiogramma, pur utilizzando l'antibiotico più adatto, si ricrea di nuovo la stessa problematica in tempi brevi, proprio perché i batteri Certo. arrivano dall'intestino dove noi non li stiamo curando. Per cui occorre ovviamente sempre valutare la presenza di gravidanza, diabete, il fatto che si possa bere poco. Io ti ho segnato tutto quello che può essere Intestino. anche l'igiene scorretta, gli indumenti che possono irritare e tutto quanto, però fondamentalmente il problema intestino è quasi sempre presente, quindi cure di fermenti lattici particolarmente adatti, in particolare il plantarum, il Lactobacillus plantarum, che previene anche molto la candida, comunque una serie di un mix di lattobacilli che siano specifici proprio per queste problematiche per curare l'intestino. Vanno presi per tempi molto lunghi, 2 mesi di seguito e poi Una terapia proprio. terapia a lungo termine, poi addirittura una settimana sì, una settimana no e poi almeno come mantenimento una settimana al mese per ripristinare come se fosse un prato che noi dobbiamo Certo. continuamente coltivare. Quindi Certo. partiamo dalle cure dei fermenti e poi, ripristinato l'intestino, pensiamo alla vescica e possiamo utilizzare tutta una serie di rimedi interessanti, come da quelli più, diciamo, innocenti, come l'estratto di mirtillo americano, il cranberry, che si deposita sulle pareti e rende la parete della vescica, diciamo, ostile all'attacco dei batteri, fino ad arrivare all'uva ursina. Alla manuka, che è una pianta neozelandese con effetto antibiotico sui batteri intestinali, semi di scusate, sui batteri non solo intestinali ma vescicali. Abbiamo i semi di pompelmo che agiscono sulle candide oltre che sui batteri della vescica. Quindi un mix di queste erbe assieme all'estratto di mirtillo possono prevenire, rinforzare le pareti vescicali e migliorare molto la prognosi di queste cistite croniche. E poi bisogna bere molto. Ok, sul fatto del bere molto io vorrei andare a toccare l'argomento malva, che so fa molto bene alla vescica, faccia molto bene alla vescica. E chi soffre di cistite cronica dovrebbe la sera bersi una bella tisana di Sempre. malva, perché la malva è una pianta veramente molto molto utile, pur non essendo potentissima, non ha effetti collaterali Però sul lungo e sul andare, lungo termine fa la differenza. ecco. Perché molti casi di cistite leggera si risolvono soltanto bevendo molto di più e soprattutto bevendo acqua e malva. Per quanto riguarda invece l'alimentazione, ovviamente bisogna, chi soffre di cistite deve evitare tutto ciò che può infiammare, Sì, tipo. ovviamente i cibi piccanti, gli insaccati, tutto ciò che
irrita le vie, diciamo, le vie urinarie. Un'altra cosa che può essere utile, soprattutto per chi invece ha delle cistiti che arrivano dall'ambiente esterno, è applicare dei gel a base per esempio di aloe o di tea tree oil, che hanno un effetto antimicotico, antibatterico. Ne basta uno strato molto sottile sulla parte esterna attorno all'uretra per migliorare la situazione ed evitare che i batteri esterni possano rapidamente, attraverso l'uretra femminile corta, penetrare e colonizzare poi la vescica. Grazie dottor Torchio per i suoi preziosissimi consigli. Io, amici a casa, vi ricordo che nel caso vi foste persi o voleste rivedere una puntata di queste, dei consigli del dottor Torchio, basta andare su YouTube e digitare i consigli del dottor Luigi Torchio. Buon proseguimento!